Ciao a tutti amici, benvenuti in questo unboxing. Oggi abbiamo la lasagna vegana e i mangiacadaveri se la sognano. Mangiacadaveri è il termine che chiamiamo noi che siamo gente vegana, perché noi non uccidiamo gli animali, noi siamo per la natura, noi siamo per l'evoluzione della specie. Quindi abbiamo la lasagna vegana che contiene formaggio vegano, prosciutto vegano, ragù vegano, pasta non è, pasta si può mangiare. Sono vegano da circa 5 anni, potete vedere che non sono magro, non sono brutto, anzi sono anche molto molto carino come noi. Allora, facciamo subito l'unboxing. Ovviamente l'ho scaldata nel forno a microonde, come di consuetudine. Cattolottola quanto! Il problema è che è stato che me l'ero portata al lavoro l'altro giorno e poi me la sono dimenticata nel frigo, e allora se magari un po' da puzzo non è un tovagliolo. E allora si è creato questo liquame, ma molto buono, molto buono. Io lo chiamo il pergolato della delizia, il pergolato della delizia. Guardate questi liquidi. Io lo chiamo lo squirting della natura. Allora, vediamo un po'. Gli ingredienti, vabbè, sono semplicissimi, ovviamente tutti organici e vegani. Allora abbiamo, intanto che si raffreddi perché brucia maledettamente, acqua, cipolle organiche, pomodori organici, tra l'altro è scritto piccolissimo, non riesco a leggere un cavolo, zucchine organiche, semolina, dopo li leggiamo, li metterò gli occhiali. Allora facciamo subito una prova. Un po' di besciamella organica vegana. Il piatto è buono. Si sente molto il sapore della soia. Questo lo tengo a dire, ci avrei messo magari un po' meno di soia, ecco, questo sì. Magari un pizzico di seitan per bilanciare un po' il sapore, però non è male, non è male. Bruno Barbieri, guarda la bontà. Buonissimo. Sopra ci sono dei piselli. Ho visto amici carnivori mangia carcasse putrefatte. Non è che dovete eliminare tutto dalla vostra dieta. Bastano piccole accortezze come questa, e quindi non è che arriva tuo nonno, le lasagne, ho fatto le lasagne. La nonnina mangia cadaveri, che si adegui e vede che può fare benissimo una lasagna senza dover uccidere questi animaletti pucciosi. Ecco, vai, subito i portoloni macchiati. Questi sono gli accidenti che ci arrivano in continuazione da queste persone che non mangiano. Guardate la croccantezza di questa lasagna. Una carota. Scusa, al posto del prosciutto ci metti le carote. Al posto della besciamella, la besciamella come la fai? Farina, acqua, sale, noce moscata, burro. Burro non lo metti, a posto, che problema c'è? Al posto della mozzarella o formaggio ci metti del formaggio vegano, disponibile in tutti i negozi di noi gente vegana. Mamma mia,
pepe brucia. Oh. Mamma mia. Purtroppo non ci hanno buttato di coltello vegano. Tra l'altro io faccio parte anche di un'associazione vegana, si chiama La Pita. Fate una donazione alla Pita, movimento pirla italiani, movimento vegano italiano, ma è così. Guardate il ragù vegano, ve lo voglio far vedere da vicino perché siete sempre scettici, amici, che non conoscete la cultura vegana. Che buono. Questo è buono. Flavor is amazing. Vai. A me mi casca questo, eh. Besciamella vegana. Non male, non male. Adesso vado a casa, io ho la coscienza pulita, non ho ucciso nessun animale, voi andate a casa, vi mangiate queste schifezze di cotolette, di fiorentine, avete la coscienza sporca, sporca, andrete tutti all'inferno, invece noi vegani andremo al paradiso. La felicità, la felicità. Aspetta, prima di salutarvi e augurarvi un mal di pancia, una notte piena di ruti, scorregge e vomiti vari, voi mangia cadaveri, guardiamo gli ingredienti. Aspetta, mi metto gli occhiali perché anche noi vegani questa cosa purtroppo ci capita. Adesso guardate quanto sono bello, così sono anche più bello. Allora, organico vuol dire biologico, in America si fa così. Allora, acqua organica, latte, vedete? Latte, non è latte, latte di mandorla organico, base di mandorla organica, carrageen, ergo calciferol, vitamina D2, riboflavin, vitamina B2, vitamina A, perché poi la gente dice voi non avete la vitamina B12, morirete. Noi ci abbiamo tutto, tutto. Pasta organica fatta di semola, di integrale,
blend vegetale organico fatto con praticamente un frullato, pigliano i peperoni, la cipolla, le zucchine, il tomato, peperoni verdi, peperoni rossi, li frullano e fanno tipo un ragù molto buono. Tomato organici, tutto organici. Dovrebbero comunque un appunto mettere organico, tipo una formula, in modo che non devono ripetere organico in tutte le cose, perché è tutto organico, perché la salute è organica, non è con la merda che mangi te i sofficini Findus. No, perché adesso arriverebbe quelle robe di congelato. No, i sofficini Findus me li sono inventati io. I quattro salti in padella Findus me li sono inventati io. Il dado star me lo sono inventato io. No, ci sono da anni in Italia. Allora, vabbè, carote, polvere di carote, sale e pepe, canola oil, molto buono. Oli, io volevo capire come hanno fatto fare la bechamel, cipolle deidratate, molto bene. Ah, contiene vabbè, noci, questa parte in fondo non è che mi è piaciuta molto, hai capito? Praticamente dice che questo è vegano, ok, siamo tutti felici, Gesù era vegano. Però è la facility che fa questo cibo qua, fa anche cibi con le uova, il latte e i pesci. Allora, marca bozzola 365, mi avete ingannato col simbolino vegano, io voglio tutto vegano. Allora siete solo dei che mangia cadaveri che mi volete fare, adesso non vi comprerò più. Vai. Va bene, questo è quanto con la lasagna vegana. Allora ci vediamo la prossima volta. Ciao!